Signora Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, io credo che oggi questa Camera possa essere orgogliosa del lavoro fatto in questi mesi che ci ha portato fin qui. Un lavoro che in realtà dura da più di 20 anni e che oggi è più vicino al raggiungimento di un traguardo, quello dell'introduzione nel nostro ordinamento dei delitti ambientali, che ha giustamente, come ha ricordato il Ministro Orlando, una portata storica. Lo dico avendo seguito con passione, anche con qualche fatica, insieme ad altri colleghi del mio gruppo, che ringrazio, al relatore Bazzoli, alla Presidente della Commissione Giustizia Ferranti, l'intero iter della legge, qui alla Camera e al Senato, ma anche apprezzando il lavoro onesto dei colleghi degli altri gruppi, che sento di dover ringraziare, in particolare di quelli dei gruppi di opposizione, di SEL, del Movimento 5 Stelle, che insieme a noi hanno fortemente voluto questa legge, che sono certa anche in questa occasione non faranno mancare il loro sostegno a un lavoro che è patrimonio di un ampio arco di forze parlamentari e per questo è ancora più significativo. Il nuovo sistema dei reati contro l'ambiente che questo disegno di legge prefigura arriva all'esito di un percorso parlamentare che ci ha dimostrato come il lavoro comune in commissione e in aula possa dare frutti adeguati alle aspettative dei cittadini. È una legge di origine parlamentare che si è formata unificando 3 diverse proposte di legge e che ha avuto in tutti i suoi passaggi una larga trasversale maggioranza. Io credo che in questo percorso abbiamo sempre agito con la comune consapevolezza delle attese prodotte nei cittadini dall'esito di vicende legate a disastri ambientali come la vicenda Eternet di Casale Monferrato e di molte altre parti del paese, la vicenda di Bussi sul Tirino, Porto Marghera, Taranto, della Terra dei Fuochi. Vicende che la coscienza sociale ha sì censurato, ma che la giustizia penale non ha potuto fin qui sanzionare. Con l'approvazione di questa legge sentiamo di rendere conto prima di tutto a questa grave mancanza e insieme di raccogliere il testimone di un'intera generazione di ambientalisti, di uomini e di donne impegnati a vario titolo nella tutela dell'ambiente che oggi ci consegnano. L'affermazione dell'ambiente come bene costituzionalmente tutelato in sé, di pari valore di altri, passa oggi anche attraverso l'introduzione nel codice penale della fattispecie di delitti quali l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, oltre che di altre norme sanzionatorie che concorrono a una tutela complessiva sinora non prevista. Si supera nei fatti un limite ancora oggi persistente nel nostro ordinamento, a differenza di quanto accade ormai da anni in altri paesi europei, secondo cui il nostro sistema sanzionatorio a tutela dell'ambiente è ancora costituito da ipotesi solo di natura contravvenzionale contenute nel codice dell'ambiente, punite con sanzioni tendenzialmente piuttosto lievi. L'ultima misura significativa in questo senso è intervenuta, lo ricordo, nel 2001 con l'introduzione delle sanzioni penali per il reato di traffico di rifiuti pericolosi. Quella misura ha consentito in questi anni di svolgere inchieste fondamentali che hanno colpito clan come quelli dei Casalesi, dei Grimaldi, degli Schiavone, che hanno portato a 1.400 arresti, 4.000 denunce, 700 aziende coinvolte. Oggi, con le norme che auspichiamo di approvare, si configurano come delitti perseguiti penalmente comportamenti particolarmente gravi che, proprio in ragione di tale gravità, meritano ed avranno una risposta sanzionatoria adeguata. La compromissione significativa e misurabile di porzioni significative di ambiente declinati dal delitto di inquinamento ambientale, l'alterazione irreversibile dell'ecosistema prevista e tipizzata dal delitto di disastro ambientale. È bene ricordare però anche altri punti qualificanti introdotti da questa legge, i delitti di traffico, di abbandono di materiale ad alta radioattività, di impedimento di controllo, di omessa bonifica, l'istituto della confisca obbligatoria anche per equivalente dei beni che hanno costituito prodotto o profitto di reato, le circostanze aggravanti per i nuovi delitti contro l'ambiente commessi dalla criminalità organizzata e l'aggravante ambientale per reati commessi allo scopo di eseguire un delitto contro l'ambiente. E poi il raddoppio importantissimo dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti introdotti, ponendo rimedio a uno dei più seri limiti incontrati da buona parte dei procedimenti giudiziari, che con strumenti non sempre adeguati hanno cercato sin qui di perseguire comportamenti criminali commessi verso l'ambiente e la salute delle persone. Ma voglio ricordare infine anche il ravvedimento operoso, che resta per noi uno dei punti più qualificanti di questa legge, perché prevede significative riduzioni di pena per chi, pur avendo commesso un delitto, si adopera per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi, con l'introduzione, voluta al Senato, di una tempistica certa riguardo alla concreta attuazione delle misure di ravvedimento. E a queste
a questa norma si affianca anche la modifica introdotta al codice dell'ambiente per l'estinzione di contravvenzioni per illeciti lievi, secondo un modello positivo che è mutuato da quello che è già applicato sul tema degli infortuni sul lavoro. In questo modo noi mettiamo al centro il valore primario della protezione del bene giuridico ambiente in una logica di giustizia riparativa, che è un grande passo in avanti di questa legge. Noi sappiamo bene che il processo penale non è il rimedio a ogni comportamento antisociale, ma questa norma, questa legge ha un valore duplice che va al di là delle norme sanzionatorie, che vogliamo sottolineare. È in primo luogo un messaggio culturale forte e inequivocabile. La scelta del Parlamento che oggi facciamo è quella di affermare con forza che l'uso criminale dei beni comuni non è più possibile, sia esso conseguente a scelte delittuose dirette, sia dipendente dall'inseguimento di un lucro e di un profitto scellerato che mette a repentaglio la vita, l'integrità dell'ambiente, la salute per le generazioni attuali e per quelle future. Questa legge ci restituisce anche il primo disegno di un sistema complessivo di tutela dell'ambiente, nel quale entrano le sanzioni penali per l'impedimento dei controlli, le omessa bonifica e il sistema delle prescrizioni, che consentirà di evitare lunghi e inefficienti procedimenti. Ci apprestiamo quindi a votare una legge che segna una discontinuità importante, ma che nello stesso tempo si inserisce coerentemente in un contesto già esistente di norme a tutela dell'ambiente, consentendo alle autorità di vigilanza, agli operatori di polizia giudiziaria e alla magistratura di agire il più rapidamente e il più efficacemente possibile. Per questo noi consideriamo questo provvedimento un tassello fondamentale di un disegno più complessivo che riforma gli strumenti a tutela dell'ambiente, sul quale questo Parlamento e il Governo sono impegnati e che vede un altro essenziale contributo nel rafforzamento del sistema dei controlli attraverso la definitiva approvazione da parte del Senato, che ci auguriamo avverrà a breve, della legge sul riordino delle agenzie ambientali. Signora Presidente, l'iter di questa legge è stato un iter lungo e non privo di insidie, l'abbiamo ricordato oggi. Come ogni cambiamento, ha incontrato in tutti i suoi passaggi resistenze più o meno esplicite dentro e fuori il Parlamento, ma ha anche avuto un forte sostegno da parte dell'opinione pubblica, a conferma del fatto che oggi c'è una riconosciuta e diffusa consapevolezza del valore dell'ambiente da tutelare, anche attraverso strumenti giudiziari più efficaci. Noi conosciamo bene e comprendiamo le ragioni del vasto movimento di opinione, di associazioni, di cittadine, ma anche di imprese che ci chiedono di fare in fretta per colmare questo ritardo imperdonabile. In un paese in cui, come ci dice l'ultimo rapporto Ecomafia, ogni anno registriamo quasi 30.000 infrazioni solo nel ciclo dei rifiuti, in cui il fatturato di un settore sommerso che è quello della criminalità ambientale raggiunge la cifra impressionante di 15 miliardi all'anno. Ce lo testimonia il lavoro puntuale fatto dalla Commissione bicamerale sugli illeciti ambientali, che ha messo in evidenza la diffusione dal nord al sud del paese dei fenomeni di inquinamento ambientale strettamente connessi all'illegalità, alla criminalità organizzata e la necessità di provvedere con tempestività per dare misure più efficaci agli strumenti di contrasto di queste illegalità. Ascoltiamo anche con rispetto, però, pur non condividendone in larga misura, le ragioni di chi esprime preoccupazioni legittime su alcuni passaggi di questa legge, che è certamente perfettibile come ogni frutto del lavoro umano, e per questo come legislatori ci dichiariamo attenti e disponibili fin d'ora a valutare con attenzione gli effetti della sua applicazione e, se necessario, a intervenire per migliorarla. Ma crediamo altrettanto fortemente che sia nello stesso interesse delle imprese sane, che sono la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, avere a disposizione strumenti più efficaci per punire chi crede di poter competere nell'illegalità a danno dell'ambiente, anziché puntare sull'innovazione, sulla qualità, sul rispetto di regole che ogni giorno ci dobbiamo sforzare di rendere più chiare, più semplici e più certe. Anche oggi in quest'Aula la nostra discussione ha rischiato di vedere replicata in scena l'eterna contrapposizione tra chi pensa che quel che stiamo facendo è troppo e chi pensa al contrario che è troppo poco. Noi siamo convinti di aver fatto un lavoro equilibrato e soprattutto coerente con l'obiettivo di questa legge. Anche nella modifica che oggi abbiamo fatto, sopprimendo quell'articolo che al Senato aveva introdotto in maniera improvvisata, forse strumentale, il reato dell'ispezione dei fondali marini con l'airgun, abbiamo sottratto degli argomenti pretestuosi di critica a questa legge. Credo che abbiamo
contribuito a creare le condizioni per avere presto una buona ed efficace legge. Signora Presidente, noi abbiamo preso atto con fiducia delle parole chiare del Governo, sia riguardo all'impegno a monitorare, se necessario a regolamentare la tecnica dell'Airgun, ma soprattutto quelle pronunciate in relazione all'impegno di portare a rapida e definitiva approvazione nelle prossime settimane la legge al Senato. Abbiamo ascoltato le parole del Ministro Orlando e del Ministro Galletti e sappiamo che il Presidente del Consiglio non mancherà di tenere fede all'impegno preso con il Parlamento e con i cittadini. Penso tra tutti alla straordinaria testimonianza di Romana Blasotti, che per 22 anni è stata Presidente dell'Associazione delle Vittime dell'Amianto di Casale Monferrato, che nel passare il testimone non a caso ha chiesto con forza a Parlamento e al Presidente del Consiglio di approvare questa legge sui delitti ambientali. Diceva Winston Churchill che è un peccato il non far niente col pretesto che non possiamo far tutto. Sono convinta che oggi noi non stiamo disperdendo in alcun modo il lavoro fatto. Lo consegniamo al Senato, al Governo, un impegno forte e vincolante, lo stesso che come Partito Democratico abbiamo messo in questi mesi e metteremo nelle prossime settimane, perché a quell'impegno si dia corso nei tempi e nelle modalità dovute. E a voi, colleghi degli altri gruppi, chiediamo di fare altrettanto, di farvi carico in parte di questa responsabilità, perché l'approvazione di questa legge, ho chiuso, sia un risultato di cui tutto il Parlamento possa andare fiero. E per queste ragioni annuncio il voto favorevole e convinto del gruppo del Partito Democratico. Grazie, onorevole Braga.